Partiamo con le cose di oggi. Stamattina ho visto un video di un gruppo russo molto bello. Vi canto la canzone. Mi. Cavolo, lei non mi ricordo il testo. No, perché adesso c'ho altre canzoni in mente che vi devo dire, tutte russe. Oggi è la giornata mondiale russa, che l'ho insignita io oggi, il 21 di agosto, giornata russa. Capuzzo, non mi viene più. Vabbè, cercatela, si chiama, il testo fa comunque mi ha un po' sorpreso che questo gruppo, no, formato da tre ragazze, sono tutte e tre russe. Allora, ce n'è una che ha gli occhi un po' da russa, però le altre sembrano americanissime. C'è da dire che noi americani non è che possiamo dire, non è come dire, quelle tre ragazze lì sembrano un po' asiatiche, no? Oppure indiane. Gli americani sono un po' un misto di tutte le razze, no? Però, cioè, teoricamente dovrei dire, mi sembrano un po' inglesi. Comunque ci sono rimasto male, perché io pensavo che era americana. Perché poi Linus ci ha detto che le russe hanno questo fastidioso problema, no? Giovani, bellissime. Dopo i 30-40 anni esplodono, no? La faccia gli si gonfia come un pallone, diventa un ciccione e si mettono il foulard in testa. Allora, a questo proposito mi è venuto in mente quella pubblicità che facevano in TV, che c'è quella vecchia in mezzo alla campagna, arriva giù un astronauta e dice: ehi, questa è la Russia! Ma che Russia è Russia? Questa è l'Ucraina! L'Ucraina è la Russia! Ucraina è l'Ucraina! Allora sono andato a cercarlo, all'inizio non lo trovavo, poi l'ho trovato. Era uno spot che faceva il Corriere per un inserto dell'Atlante Geografico, molto bello. Ucraina è l'Ucraina! Ecco, io me l'immaginavo, vabbè, ovviamente ci sono personaggi russi che si vedono, tipo Mila Jokovic, non è russa quella lì, oppure Stefania Stefanenko, non è russa quella. Comunque sì, sapevo che c'erano anche delle ragazze belle russe, però io pensavo che i russi si riconoscessero quasi tutti, perché hanno la faccia da russa, no? Come quella dello spot, col foulard in testa. E invece no, il mondo cambia. A proposito del lo volevo chiarire, perché molti non hanno capito, no? Una cosa che Ciuschi ha notato molto è che gli afroamericani donna, quando devono dire no, non è che dico no, dico fanno sempre questo verso strano, e poi fanno anche, gesticolano tipo così, no? Allora così, è vero, infatti l'ho notato anch'io. Comunque no, allora dopo questo proposito ho messo anche un altro video un po' vecchio che non ha avuto tanto successo, anzi ha avuto un sacco di successo, ed è una canzone di sempre ragazze russe, questi che complimentano Putin, e ve la canto. Mi piace Putin, na 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 na, e pizza in quantità, na 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 na, Putin. Allora, lo so, mi è venuto un po' un mix un po' strano con la canzone di Lucio Mi piace la Nutella, però assomiglia a quella, secondo me, perché la stavo canticchiando mentre ero in bagno e non so come mai mi è uscita fuori la canzone di Lucio. Cercatela tutti, anzi andate sul mio profilo Facebook e la sentirete. Bellissima, eh! No, ma perché a me piace la musica anche in altre lingue, eh? Io infatti
nella mia grandissima collezione di musica, musica italiana, tre canzoni. Una è La favola di Adamo ed Eva, non so, perché c'è quella musichina sotto. Poi c'è canzoni, ci sono altre canzoni italiane, aspetta, l'altra canzone italiana che adesso vi canto, una delle mie preferite, un po' più su voleva volare l'uccelli della comarca, un po' più su voleva volare l'uccelli della comarca, l'uccellino è andato sulla testa, batteva le te, e un po' più giù voleva volare, quella è bellissima, ha vinto un casino di premi di Sanremo, poi non lo so. Allora, però nella mia collezione c'è un sacco di musiche cantate in altre lingue che non ci capisco niente, però non so, mi piace così. È perché sono molto così estereofilo. E se non ero estereofilo non sarei venuto qua. No, ad esempio c'ho delle canzoni spagnole. Spagnolo è un po' un diverbio, perché mi piace tipo Manu Chao, anche se un po' più sullo sminchiolato andante, diciamo. Lì diciamo siamo al limite, Oltre di lì non vado, non è che vado a sentire il salsa merengue. No. Però tipo gli Scappè mi piacciono, no? Ve ne canto una, giusto per farvi capire il genere. Questo era il Gatto Lopez. Poi canzoni tedesche, no, cantate non ne ho, c'ho solo delle marce bellissime tedesche che consiglio a tutti, che ho preso quel CD perché volevo la canzone che c'era quando Indiana Jones 3 va da Hitler e c'è una specie di marcia sotto di non me lo ricordo come si chiama, molto bella, molto bella scaricata. Poi c'ho canzoni francesi, ne ho solo una, l'ho messa in qualche video anche, si chiama L'Aventurier, molto bella, adesso non me la ricordo, cercate il video, c'è uno che è dalla Cina a piedi, aveva progettato di arrivare fino in Europa, no? Poi dopo non so quanti giorni, dopo tre giorni, no, dopo sei mesi dopo ha rinunciato. Comunque c'è lui che fa una foto ogni giorno e si vede che sia la barba si allunga. Allora c'era quel razzone lì bellissimo. Poi ecco, i russi mi mancano, adesso metterò questa qui di Putin nel mio elenco. E pizza in quantità. Ma si guarda. Allora, questo quanto? Vabbè, Gogo Bordello, come non citarlo? Però proprio non è che parla russo, dice qualche parola, così, però... Però lui mi sembra un po' più zingaro. Un po' zingaro, Ci guarderò. Poi... notizie della giornata, anzi poi c'è un'altra canzone russa che non è russa, sembra russa, in realtà è una parodia e ve la canto. Kazakhstan, oh, the country in the world, all my love. Sono sconfuso la melodia. Cos'è? Un re minore? Ok, Kaga, Kazakhstan, all the country in the world. Oh, no, 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 no. Ma fanculo, non me la
ricordo! Niente, me la canto la prossima volta. Comunque era la canzone che aveva fatto Saron con quello lì di Borat, no? Che Borat fa ridere, molti non piace. Allora, io ovviamente confido nella buona fede del film, cioè hanno girato quelle candy camera con la totale assenza di preparazione, no? Quindi quando lui va a cantare l'inno del Kyrgyzstan in una specie di rodeo texano con tutti gli americani, e lì fa ridereissimo. Qualcuno avrà detto: ma che cavolo di musica suona quel pezzo di merda? Che film è? Ma questa non è una canzone di Elmus, bla bla bla. Film è. Questo è quanto. Questa adesso non posso dire molto, perché altrimenti la NSA, la società americana che controlla, dicono, il 75% delle conversazioni americane, mi sgama subito. Però la Russia è bella, bellissima, proprio un paese fantastico, c'è qualcosa di bello, ci sono le case, gli alberi, le finestre, le porte, come quando Pozzetto deve andare in Russia. Russia bellissima. E basta, questo. Allora, bla bla, notizie varie che ho letto stamattina, così, importanti, di politica, molto importanti queste notizie. Hanno fatto vedere quanto la correzione del colore nei film è importante. Non che non lo sapessi già, però c'era sto cavolo di Breaking Bad, che io ho visto qualche puntata, ma non è che mi ispirava niente, perché se non l'avete visto, praticamente c'è un vecchio, no, c'è un attore che ha fatto altre parti. Che altre parti faceva quello lì? Non è... l'ho visto in altri filmetti. Comunque, questo filmetto, lui, non so, decide di cambiare lavoro e apre un laboratorio per creare la droga, il Crystal Meth, con un altro bimbetto biondo che faceva Malcolm in the Middle, che era un telefilm su serie in Italia, una cagata pazzesca, no? Allora, ma strapopoloso sia in Italia che in America, no? Allora, però c'è da dire che le scene degli ultimi episodi, che io non ho visto, sono girate in Messico, cioè sembrano girate in Messico, in realtà non sono girate in Messico, sono girate in New Mexico, che dal New Mexico al Messico c'è una differenza da così e così. Però New Mexico, cioè, potevano girarle anche a Cerignola, no? Ma il bello è che ci hanno messo sto filtro arancione sopra, che sembra Messico. E infatti sfido chiunque a farmi vedere un film dove c'è il Messico e non c'è quel classico colorazione giallastra, non lo so. È perché il Messico è giallo, ma infatti i messicani sono bianchissimi come gli svedesi, solo che stando sempre in sto giallo sono diventati un po' marroncini. Cioè, se voi andate direttamente, andate sotto la luce del sole, vedete tutti bianchi. Invece nei film sono tutti marroncini. Non lo so! Questo è quanto. Ma la colorazione nel film è molto importante. Una cosa che è anche abbastanza... può essere difficile, ma può essere anche una stronzata farla. In Final Cut potrei farlo benissimo. Non l'ho mai fatto, però. Però lo farò, prossimamente. Perché la colorazione è importantissima. Ad esempio, io mi ricordo di una classe che avevo a scuola, era il cinema. Era uno di quei corsi che dovevi prendere giusto per prendere qualcosa, ma perché mi dovevo prendere dei corsi, insomma, ma era una scelta. Allora io ho preso il cinema. Allora ti faceva vedere il film in classe, abbiamo visto Matrix, e dopo ti facevano l'analisi logica, ad esempio fa vedere che quando sei nella realtà i colori sono normali. Quando era dentro il Matrix erano tutti verdi. Quindi c'è questo concetto subliminale che una cosa che non è esistente, una cosa così finta, deve essere per forza verde. Non lo so, questo è quanto. Perché il Matrix, che è tutta roba di computer, allora uno l'associa con i fosfori verdi. Non lo so.
questo è quanto. Allora ci guarderò. Il mio prossimo film sarà giallo. Dirò che sono in Messico. Ieri sera, perché adesso Apple TV guarda i film che sono su YouTube, no? Che non ci avevo mai pensato, che c'erano così tanti film completi su YouTube. Allora ieri sera ho guardato, poi mi sono addormentato, Scherzi da prete, un filmone, eh? C'è Bombolo, Pippo Franco, Gianfranco D'Angelo, Crocchi e Renato, addirittura partecipazione straordinaria c'è Magalli, da giovane, con i capelli. Con tutto il set, gli occhiali, i capelli, tutto. Ma che più magro, un bel ragazzo, un fisico molto asciutto, atletico. Guardatelo tutti su YouTube. Si chiama Scherzi da prete. In realtà inizialmente avevo schiacciato per guardare I Titanic. Non riesco a pronunciarlo, non me lo ricordo. I Titanic. Io pensavo che era una parodia del Titanic, no? In realtà era un film scritto, diretto, regia, interpretato da Nino D'Angelo, che però poi ho stoppato perché sì, non vi sto a spiegare i motivi. Poi l'altra cosa, l'altra sera invece ho guardato Il silenzio dei prosciutti, che uno, il 90% degli italiani dice è una merda. Secondo me c'aveva anche delle battute belle. Poi, perché il titolo in italiano non rende, no? In inglese sarebbe la parodia del silenzio degli innocenti, che anche in italiano il silenzio degli innocenti è tradotto così. In realtà sarebbe il silenzio delle pecorelle, no? Anzi, il silenzio delle... come si dice? Degli agnelli, no? The Silence of the Lamb. Allora, la versione inglese, americana, che secondo me non è manco uscita in America, no? Non lo so! Perché... è stato così pubblicizzato in Italia da Ezio Greggio, scrittore, diretto, produttore, tutto, che io probabilmente è uscito, ma non lo so. Comunque, allora, quello lì, senza i prosciutti, in inglese è The Silence of the Ham, no? Praticamente fa il gioco di parole, ham, lamb. E quindi, poi dopo, è una classica parodia di film, come ad esempio Scary Movie, Scary Movie 1, 2, 3, che magari ha spopolato, allora non è che sia una roba tutta diversa dal silenzio dei prosciutti, no? Allora, secondo me Il prosciutto dei prosciutti era bello, insomma, siccome a me piacciono quei film parodia, quelli lì, sono... però ovviamente in Italia, Ezio Greggio una merda, Ezio Greggio prende i soldi da Berlusconi, è una merda, è stato, la critica l'ha distrutto, invece io gli avrei dato 8 stelle. Ovviamente l'altro film che ha fatto Ezio Greggio non mi è piaciuto, quell'altro, Il Conte Dracula. Sono contento. Allora, per il momento è tutto, ci sono tutti.